Un voto significativo che attraversa sette regioni importanti, un bacino elettorale significativo. Citando Platone, Silvio Berlusconi fa un appello e dice: chi non va a votare merita un governo di pericolosi incapaci. Ha ragione? Evidentemente sì, perché è quello che noi abbiamo avuto a livello nazionale. Abbiamo un esempio plastico, abbiamo un Parlamento delegittimato dal popolo di fatto, che oggi ospita all'interno persone che sono arrivate lì perché i cittadini non hanno partecipato al voto quando ci sono state le elezioni politiche nel 2018. Ma guardi, la stessa cosa è avvenuta in tante regioni italiane. Le porto l'esempio della Toscana, che forse la conosco più che le altre. Nel 2015, alle scorse regionali, ha votato per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale il 48,67% degli aventi diritto. Quindi la metà pari pari dei cittadini che hanno la possibilità di votare. Questo significa che purtroppo l'azione di governo è rappresentata da persone che rappresentano probabilmente il 25% della popolazione di una regione. Allora, poi i cittadini giustamente si lamentano, si preoccupano, vengono governati, dal mio punto di vista, male, sia a livello nazionale che regionale, e però d'altra parte, se non partecipano al voto, tutto ciò non può essere rimediato. Quindi l'occasione è ghiotta di andare a votare. L'importante è andare a votare, votate per chi volete, poi se votano anche per Forza Italia ovviamente è meglio, anche perché offriamo, devo dire, persone competenti che nella vita hanno un mestiere, che nella vita hanno fatto gli amministratori. Chi le parla, ho fatto il sindaco per 3 mandati, faccio l'imprenditore turistico, sono prestato alla politica, che non è una roba che mi piaccia moltissimo, ma se non faccio io la politica qualcuno la fa per me. E francamente, quello che ho visto fino ad oggi non mi piace. Il centrodestra si presenta unito ovunque, e Zingaretti, Conte, Di Maio già mettono le mani avanti. Sarà un voto, secondo loro, ininfluente per quanto riguarda gli equilibri di governo. È così davvero? Se il governo, dopo le elezioni del 20 e del 21 settembre, vedrà il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle perdere clamorosamente, come noi riteniamo che accadrà, il governo, a nostro avviso, vista l'esperienza parlamentare, non durerà più di una settimana. Inizieranno dei problemi reali, il segretario Dem dovrà dimettersi, all'interno del Movimento 5 Stelle con il reggente Crimi scoppierà la rivoluzione. E questa maggioranza finalmente lascerà spazio a quella vera, reale, concreta che è rappresentata oggi dagli italiani e da coloro i quali stanno momentaneamente all'opposizione. La pandemia ha travolto gli enti locali in questi mesi, la sanità regionale, la tenuta dell'economia, il crescere dell'allarme sociale. Quali difficoltà nuove si presentano davanti ai governi regionali? Cosa devono fare? Intanto noi avremmo prima o poi, e purtroppo credo prima che poi, lo sblocco di quelli che oggi sono i licenziamenti, perché le imprese in questo periodo non sono state sostenute, sono state date finanziamenti a pioggia, le strutture dello Stato e delle regioni, in particolare quelle che vanno al voto, ma non parlo del Veneto o della Liguria, che hanno dimostrato, vedi anche il Ponte Morandi o altre iniziative come avevano ultimato il Mose e altre attività che hanno svolto queste due regioni, ma parlo della Toscana, parlo della Puglia, parlo della Campania. Ebbene, gli investimenti sono rimasti al palo. Allora bisogna proporre, e dobbiamo essere seri nel farlo, una politica di finanziamenti per le imprese che in qualche modo vedano interpreti le regioni, perché contribuiscano, come accadeva nel passato con le cosiddette aree obiettivo, almeno il 50% dell'investimento da dare agli imprenditori. Gli imprenditori sono chiamati a mettere la differenza e guardi, io che faccio l'imprenditore e che so di economia, le posso dire che se tu stanzi 1 milione di euro, questo 1 milione di euro ha un moltiplicatore 5. Se tu stanzi 10 milioni allo stesso modo, quindi
con un modesto investimento ci sarà un moltiplicatore 5 per un'economia. E se le imprese funzionano, lavorano e operano, ovviamente assumono e torneranno ad assumere anche coloro i quali purtroppo tra qualche settimana saranno inesorabilmente mandati a casa.